Eccoci pronti per questo nuovo TG10 speciale, perché nelle difficoltà dobbiamo essere uniti. Lo ha ricordato proprio oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Restate a casa, i nostri telefoni sono aperti. Raccontateci queste giornate davvero diverse. Noi oggi cominciamo da una zona rossa, Rogliano. Siamo in provincia di Cosenza. Come sapete, molti sono in quarantena, tra loro anche un nostro collega. Si chiama Gaspare Stumpo, è un collega giornalista. Lui dirige testate come Sabuto Web, Calabria Accoglienza 2.0. Ebbene, ci ha inviato questo messaggio. Come si vive l'emergenza in una zona rossa chiusa come quella di Rogliano e di Santo Stefano di Rogliano? Beh, come nel resto della nazione, ma con l'amarezza di sapere che ci sono amici, conoscenti che lottano contro la malattia e che il nemico è invisibile e può colpire da un momento all'altro. Perché stare in casa? Beh, per seguire intanto le direttive emesse dall'autorità di governo, perché è l'unica strada da percorrere, quella per contrastare l'espansione del virus. Per continuare a tutelare noi stessi e gli altri, per stare in famiglia, perché no, continuare a lavorare, nel nostro caso ad informare in un'ottica di trasparenza, di sostegno che diviene anche impegno sociale. Perché la comunicazione gioca un ruolo importante? Beh, perché ci aiuta, ma è opportuno fare riferimento a fonti ufficiali, a giornalisti e a editori credibili, evitando di incappare in fake news, peggio ancora di rilanciarle. Perché andrà tutto bene? Beh, perché è così che deve andare, ineluttabile, perché dobbiamo tornare ad abbracciarci, a sorridere, ad impegnarci per noi e per gli altri, a riprendere i progetti che abbiamo lasciato per il momento da parte. Non può essere diversamente, la paura è legittima, ma è la paura che ha permesso all'uomo di evolversi, di progredire. Non facciamoci allora prendere dal panico. Consentitemi di salutare e di abbracciare idealmente chi è in prima linea contro la malattia, chi sta lottando in prima persona e chi è impegnato a contrastarla. Ci sono segnali importanti in questo senso, positivi. Torneremo al testo dell'ultimo capolavoro di Franco Battiato. Torneremo sicuramente provati, ma più consapevoli e più forti di prima, pronti a ricominciare. Un caro saluto a te, Rosalba, e agli amici di Tenna. Grazie a Gaspare Stumpo, tanti, tantissimi in bocca al lupo. Prima, perché vogliamo restare a Rogliano, da dove è vero, sono ore di grande apprensione, ma ci è arrivato un video bellissimo di forza che vogliamo farvi vedere. Però Luca Chito in regia mi dice che abbiamo già una telefonata e vi ringraziamo per farci condividere insieme a voi queste ore. Pronto? Rosalba Massimo, buonasera. Per Buonasera a te. Allora, come stai trascorrendo queste ore? le cose primarie, per le prime necessità, uscire da casa, poi il decreto che hanno emanato, lo stiamo rispettando, il decreto che hanno mandato quelli del governo per recuperare da questo momento di grande difficoltà, ma sono sicuro che con la compattezza, l'unione, la sinergia, l'unione di intenti, penso che questo evolversi e delinearsi della situazione si potrà trarre le migliori cose, sicuramente ne usciremo fuori brillantemente. Con la nostra roccaforte e la grande forza in Gesù siamo tutti distanti, siamo distanti ma uniti. E faccio in bocca al lupo che la Calabria possa essere più forte di prima e a tutto il mondo che possiamo recuperare da questa fase molto delicata. A te Grazie. faccio i complimenti per la tua compostezza, il tuo senso dell'occasione civica e come con grande diligenza e Grazie. grande dimestichezza riesci a portare in mano le redini della situazione in questa trasmissione. Grazie per Un po' questa presente, una bella buona serata. testimonianza, grazie molte, insieme ce la faremo, siamo d'accordo Massimo e grazie per averci telefonato, aspettiamo tante altre telefonate di
incoraggiamento, perché lo diciamo insieme, ne usciamo insieme, siamo forti, la speranza vince. Tante volte anche le difficoltà che sembravano grandi, invincibili. Restiamo però a Rojano, dicevamo che sono ore di grande apprensione perché ci sono o ci sarebbero il condizionale d'obbligo, i contagi. Tra l'altro pare che gran parte della giunta comunale abbia contratto il virus. Eppure da questa cittadina dove si faranno tanti tamponi arriva un bellissimo video davvero di speranza. Ce lo hanno inviato e lo vogliamo condividere con voi. Forza Rogliano, Forza Calabria, vediamo. E grazie a Giovanni Cimino per questo forte messaggio. Vedete come le case in questo momento diventano davvero laboratorio di fantasia. Si può essere uniti ma distanti. Chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto, buon pomeriggio, Buon pomeriggio dottoressa. a lei. Le volevo dire, guardi, io sono rimasto veramente Lei da dove ci chiama? sbalordito Mi scusi? da Longobardi. Sì.
Sono rimasto veramente stupito dell'intervista che ha lasciato il capo della Protezione Civile oggi su Repubblica, dicendo che per uno trovato, uno contagiato, 10 non vengono monitorati. È una cosa assurda questa, perché oltretutto dovremmo essere 600.000 contagiati per lui, ma che non corrispondono poi alle cifre dei ricoveri in terapia intensiva e dei morti, perché dovremmo avere 60.000 morti e stando così anche 60.000 in terapia intensiva. Io non lo so da dove è uscita questa cosa sua. Sarà stanco, ma trasmettere messaggi così terrificanti è una cosa che non riesco a capire perché lo abbia fatto Certo, e da allora quali basi noi lui ci parte. atteniamo e la ringrazio molto per questa telefonata e dico a lei, lo dico a me stessa, lo condividiamo insieme, atteniamoci ai numeri ufficiali, quelli che rendono noti medici e infermieri, i nostri angeli in prima linea nelle corsie degli ospedali che lottano ogni giorno affinché tutte le vite vengano salvate. Ecco, atteniamoci a questi numeri e rispettiamo le regole, restiamo in casa. Il resto, i numeri fuori controllo, i pensieri dei momenti, come dice lei, di stanchezza. Ecco, guardiamo alla concretezza quotidiana e affrontiamo un giorno alla volta, senza preoccuparci troppo, no? Di troppe parole in libertà. Atteniamoci ai numeri, a quello concreti, quindi quelli dei sanitari e ribadisco, rispettiamo le regole. Grazie per aver voluto condividere con noi questa preoccupazione. Affrontiamo insieme questo problema e ripeto, rispettiamo le regole, restiamo a casa, solo così. Tra l'altro, insomma, c'è un lieve calo dei contagi sul nazionale, almeno negli ultimi giorni. È un piccolo segnale di speranza, significa che le misure stanno funzionando. Ragioniamo così, continuiamo a fare questo. Grazie infinite per questa telefonata. Noi andiamo avanti perché le parole, ce lo ha testimoniato questo telespettatore, hanno un'importanza fondamentale in queste ore. Noi preferiamo non le parole allarmanti, non i grandi concetti allarmistici, le riflessioni che non hanno fondamento, ma preferiamo le parole belle, tra l'altro affidate ad un attore che ha voluto regalarci questo video messaggio, un attore importante di fama nazionale calabrese, orgogliosamente calabrese, parliamo di Giovanni Turco con questa poesia che è una riflessione. Vediamo. Buongiorno, salve a tutti. Questo è il mio contributo, lo faccio col mio amico del cuore, con uno dei miei tanti amici del cuore, il poeta Franco Costabile. Ha scritto poesie bellissime. Alcune di queste vi voglio leggere. Giorni riposati, monti, orizzonti di sapienza. Un passero cinguetta in calabrese, boschi dorati, la nonna è all'arcolaio. Giorni riposati. Il grano è nel solaio. Cicale. Nelle ceste dell'asino un anno di campagna passa. 30 cicale restano incantate e la sera guarda dai tetti. Mosche, primo blu della vita, raccontatemi voi qualche dolcezza, ditemi almeno fin dove arriva nel vicolo un raggio di sole. Acqua di menta, carmela, pelle scura,
Porta frasche da nord a sud della sua solitudine, ma stamane, sulla porta di casa, si bacia il bambino, guarito con acqua di menta. Il gallo canta. Al muraglione il gallo canta e il bracciante è già nella vigna che si sputa le mani e incomincia a zappare. Bene, Ciao. fin qui Giovanni Turco, noi abbiamo una telefonata, pronto? Sono Antonietta Cozza, Antonietta salve. Cozza, benvenuta nella nostra trasmissione. Tra l'altro, lo ricordo, ci hai regalato un bellissimo momento di poesia con Franco Arminio la scorsa settimana. Questa settimana, invece, cosa ci dici, cosa ci annunci, quali sono le iniziative che avete in cantiere? Io voglio, parlo a nome della casa editrice Pellegrini, che sono l'addetto stampa della Pellegrini, come sai, e noi abbiamo lanciato un concorso dal titolo Io resto a casa, forse lo avrete visto sui social, sia su Facebook, su Instagram. È un momento anche di riflessione in cui le persone hanno bisogno di guardare se stessi. Allora un racconto, una poesia può essere un momento importante, per cui si può mandare, ecco, questo racconto o poesia alla casa editrice Pellegrini. Sui nostri canali social ci sono tutte le indicazioni con l'hashtag Io resto a casa. E il 26 marzo scade questo concorso. È un piccolo contributo, una goccia nel mare, ma tu sai, Rosalba, che la scrittura può veramente aiutare in questo momento. Certo, un diario di questi giorni Sì, che mai avremmo immaginato di vivere. esatto. Antonietta, la partecipazione a questo concorso, lo possiamo definire così, è gratuita? Sì, la partecipazione è gratuita, ci sono tutte le indicazioni, quindi si può scegliere un racconto o una poesia e il 26 marzo è la scadenza. E poi ci sarà la pubblicazione, quindi, di Sì, ci sarà questi la elaborati, no? pubblicazione in ebook, sì, assolutamente. E il regolamento si può scaricare, prenderne visione sui social, sia su Facebook, su Instagram della Pellegrini Editore. Sì, ci si può collegare ai nostri social. È un piccolo contributo che abbiamo voluto realizzare, insomma, ci aiutiamo che anche la scrittura, come la poesia, possano salvarci in questo momento. Grazie, grazie ad Antonietta Cozza. Dunque, scrivete una bellissima iniziativa, poesie e racconti, inviatelo alla casa editrice, parliamo della Pellegrini. Ecco, ci sarà questo ebook, resterà a ricordarci questo momento particolare che stiamo vivendo tutti. E a proposito, ci sono le nostre, perché molti, no? Sicuramente scriveranno del luogo in cui abitano, della nostra bella Calabria, che guarda con un po' di preoccupazione all'estate, visto che noi viviamo molto di turismo. A Terranova da Sibari c'è un promoter che ha deciso di guidarci tra le bellezze di quei luoghi. Lui si chiama Giulio Pignataro e lo ha fatto insieme all'amministrazione comunale, lo ha fatto per il TGTN speciale in modo da far viaggiare virtualmente tutti i nostri telespettatori. Vediamo. Buongiorno amici di TGTN Speciale, sono Giulio Pignataro, promoter turistico di Terranova da Sibari. In questo momento particolare dove tutti dobbiamo restare a casa, il messaggio andrà tutto bene. Abbiamo pensato insieme al delegato al turismo di Terranova da Sibari, l'avvocato Massimiliano Esposito, di far vedere ai nostri amici che sono sui no social i nostri beni culturali. Visite guidate virtuali dei nostri monumenti, le nostre bellezze storiche e artistiche e immagini dal drone. Buona visione e vi consigliamo di restare a casa, c'è tanto da fare, facciamo lavorare le nostre menti e arrivederci a presto da Terranova Sibari, denominata la terra dei due papi. A presto. Buongiorno a tutti, sono Massimiliano Esposito, consigliere comunale con delega al turismo del comune di Terranova da Sibari in provincia di Cosenza.
E ho pensato, visto il particolare momento che stiamo attraversando con l'impossibilità di muoverci da casa, di poter offrire a chi ne abbia voglia una visita virtuale delle nostre realtà, delle nostre chiese, del nostro borgo. Tra Sibari si affaccia sulla piana di Sibari e affonda le proprie radici nella storia appunto della Magna Grecia. Nell'arco dei secoli vi è stato un particolare fermento di carattere culturale, religioso, architettonico che ha dato vita alla realizzazione, già nel XII secolo, alla parte centrale del castello, posto nel centro del borgo, nonché alla costruzione di ben 21 chiese che ad oggi si attestano in un numero di 7. Accedendo quindi alla pagina Facebook Massimiliano Esposito, Turismo e Cultura, avrete modo di visitare virtualmente la chiesa di Sant'Antonio da Padova ed ascoltare una bellissima spiegazione di un'opera d'arte che si trova al suo interno. Sempre sulla pagina Facebook Massimiliano Esposito, Turismo e Cultura, prossimamente si potranno visitare altri monumenti. Detto ciò, quando sarà possibile circolare nuovamente all'interno delle nostre realtà, delle nostre città, vi aspettiamo fisicamente all'interno del nostro borgo per poter organizzare delle visite guidate sia singole ma anche di gruppo, quindi dei tour con delle guide turistiche, con la possibilità anche di degustare prodotti eccellenti, la possibilità di pranzare, cenare e pernottare all'interno del nostro borgo. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al numero che vedete sullo schermo e contattare il nostro promoter turistico Giulio Pignataro. Quindi vi aspettiamo, grazie a tutti. E grazie, dobbiamo poi una volta chiuso questo capitolo riscoprire le nostre bellezze, i nostri paesi, le nostre belle spiagge, il nostro entroterra e non far mancare il turismo che è uno dei volani economici di questa regione. Abbiamo voluto fortemente portarvi in questi posti e diciamo anche ad altre realtà di farci avere dei video perché non dobbiamo dimenticare in questo periodo di fermo, che invece ci sarà una ripresa delle attività che tutti dobbiamo poi contribuire a rilanciare la nostra economia ripartendo dalle bellezze della regione. Vi invito ancora a telefonare, a raccontarci questi giorni, come li trascorriamo, qual è il pensiero ricorrente, soprattutto cosa pensiamo che andrà bene, i nostri sogni, i nostri progetti a metà, qual è stato il progetto lasciato a metà e che invece bisogna assolutamente concludere, portare a termine. Ognuno di noi sicuramente ha quel sogno in fondo al cuore da poter portare a compimento. Ci sono iniziative tante in questa primavera, perché poi la Calabria è una terra ricchissima, che sono state annullate in vista dell'emergenza coronavirus. È il caso, ad esempio, del calendario dell'associazione UECI. Siamo a Rende. La presidentessa Anna Laura Cittadino ha voluto inviarci questo messaggio, raccontarci appunto delle iniziative rinviate e poi ha dedicato una poesia ai detenuti. Vediamo. Buon pomeriggio a te Rosalba e a tutti i telespettatori. Io sono felice di essere qui a contribuire con il mio resto a casa. Io ho sospeso tutte le attività della mia associazione, però si continua a fare cultura, a lavorare anche dietro le quinte, come si suol dire. E sono oggi a leggervi una poesia. Questa poesia è stata mandata, l'ho mandata nei giorni scorsi ai detenuti del carcere di Monza, un'iniziativa ideata e promossa
appunto dalla Casa della Poesia di Monza, un modo per dire loro non mollate, noi ci siamo, è un momento difficile per tutti, ma per loro ancora di più perché non possono ricevere le visite dei loro familiari, non hanno la possibilità di collegarsi attraverso una webcam, non hanno la possibilità di poter chiamare i loro cari quando vogliono, per cui ho pensato che il loro mondo è racchiuso davvero a volte solo attraverso una fotografia. In una fotografia, nella nebbia dell'assenza, in una stanza vuota, si accende il volto tuo in una fotografia. Brividi planano su me come abbracci muti. Leggera diviene la notte nel mistero che contempla l'innocenza delle stelle. Siedono accanto a me i ricordi e l'alba coglie fiori di gesto, le stagioni che torneranno e noi conosceremo. Germogliano sensazioni sotto nuovi giorni di primavera ed è lì che rivedo tutte le mie speranze camminare insieme a te. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, ne siamo certi. Chi abbiamo in linea? Pronto? 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 Sì, la sentiamo. Benvenuta. Dove ci Io chiama? la chiamo da Corigliano Rossano. Sì, ci dica. Il suo Mi chiamo nome? Angela. Angela. Le volevo chiedere una cosa. Loro cosa ne pensano della legge della privacy? Lei sa bene che qui da noi un medico curante è affetto da coronavirus. Senz'altro, la privacy va tutelata. Ma soprattutto va tutelata anche la salute, la tutela degli assistiti del medico, no? Allora, come si è venuto a sapere? Perché non hanno detto subito? Oggi è morta un'altra signora di Corigliano Rossano, di 51-57 anni, affetta da una signora Down. Sappiamo che la privacy tutela tutti. Ma sappiamo anche che nel nostro territorio ci sono dei centri diurni, ci sono delle risorse per i disabili. Non sapendo il nome, non sapendo da dove viene, da quale zona viene, noi che abbiamo figli che vanno al diurno, non sappiamo se era paziente del dottore o meno. Cosa ne pensate di celare i nomi? Anche se il dottore, siccome noi conosciamo, aveva detto di dirlo. Signor, Grazie. grazie a lei per questa telefonata e comprendiamo anche tutta la preoccupazione che si avvertiva dalla voce, chi ha in famiglia delle situazioni importanti da gestire, ha delle preoccupazioni più importanti e noi le siamo vicine. Le diciamo che sulla privacy c'è una legge e noi ci atteniamo a quella che è la legge. Poi però nelle situazioni di emergenza e nei paesi e le cose purtroppo vanno in modo diverso. La sua telefonata ci fa riflettere molto, noi la giriamo soprattutto e spero che le istituzioni che sono preposte a far rispettare le regole abbiano ascoltato e sono loro a dover dare una risposta. Noi le siamo vicini e speriamo davvero che tutto possa andare bene e anche questo problema essere affrontato affinché si possa gestire con delicatezza chi è malato e quindi evitare delle situazioni davvero spiacevoli e al contempo tutelare chi è stato vicino. Grazie molte per questa telefonata. C'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte del nostro TG10 speciale, grazie per la fiducia, grazie di seguirci con davvero tanta attenzione in questo momento particolare. Vi ricordo il numero di telefono qualora vogliate insieme a noi raccontare questi giorni diversi che stiamo vivendo. Vi dico però anche altro, ci sono delle tematiche, ci sono delle realtà di cui davvero nessuno parla. È il caso
delle case famiglie, ragazzi che in questi tempi vuoti, loro sono appunto in casa famiglia, quindi non hanno una famiglia di riferimento quotidianamente. La scuola in questo momento è chiusa, cosa fanno? Guardate questo bel filmato che ci arriva dalla casa famiglia Arca di Cosenza. Grazie a questi ragazzi, sono bambini e ragazzi, lo avete visto fino ai 18 anni, grazie anche per questa leggerezza, no? E questo messaggio importante. Noi dovremmo avere al telefono Savina Donato, che è un'educatrice della casa famiglia. A lei chiedo, intanto in questo momento di vuoto anche per loro è più difficile gestire i ragazzi e poi c'è ancora il problema delle rette? Buon pomeriggio Rosalba e buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Sì, al momento è difficile gestire i ragazzi, non solo per le mancanze che provengono dalle varie istituzioni, vedi la retta giornaliera, il mancato stipendio degli educatori, ma anche per gli abbandoni da parte delle istituzioni come scuole, tribunali, anche dalla regione stessa. È difficile comunque poter gestire i minori in questo momento particolare. Difficile spiegare appunto i decreti che li riguardano, no? Come poter dire ai ragazzi di non poter rientrare in famiglia il fine settimana, di non poter sentire i familiari e di non poter più comunque frequentare i luoghi che ritraggono il loro calore familiare, giusto? Giusto. Difficile anche la gestione che riguarda il sostentamento psicologico. Assolutamente sì, la domanda è per esempio con la didattica a distanza, voi vi siete organizzati e poi io spero che questo appello arrivi fortemente alle istituzioni, chi potrebbe concretamente darvi una mano in questo momento? Sì, con le scuole ci siamo organizzati e la didattica funziona a distanza tramite le piattaforme, gruppi WhatsApp. Però l'appello ecco, che facciamo a tutti i professori, i maestri delle varie scuole di qualsiasi ordine e grado di rallentare con le richieste, perché noi abbiamo 9 minori, quindi è difficile poter gestire tutte le scuole contemporaneamente e consegnare le richieste nel tempo richiesto. Le istituzioni che potrebbero darci una mano sono comunque i comuni, la regione stessa, i servizi sociali e tutte le istituzioni che potrebbero interessarsi del settore sociale. Anche il tribunale stesso.
Grazie per questa testimonianza importante alle istituzioni, diciamo, andate incontro a questi ragazzi che abitano le case famiglie, a questi educatori che non si tirano indietro dinanzi ad una responsabilità così importante. Anche loro sono degli eroi perché garantiscono il benessere di ragazzi minori di case e famiglie. Grazie per quello che fate. Noi restiamo a vostra disposizione per parlarne ancora, per Grazie. trovare insieme anche una soluzione. Speriamo di poter dire che a questo appello hanno risposto in tanti e che la scuola vi è vicina e rallenta, che le altre istituzioni, ognuna per propria competenza, vi ha dato una mano. Grazie, teniamoci in contatto, non lasciamo soli questi bambini e questi educatori che ribadiscono, ammiriamo per il lavoro che fanno, lo ha detto la nostra educatrice, a volte senza il riconoscimento economico che invece dovrebbe esserci. Grazie perché siete davvero delle persone belle dentro che garantiscono le vite, così poi che i ragazzi crescono con questi esempi veri, con questa umanità di cui troppe volte non si parla. Grazie ancora per quello che fate. Andiamo avanti, dovrebbe esserci un'altra telefonata. Pronto? Buonasera, Salva, sono Gigi Lupo, Gigi Lupo, presidente benvenuto. dell'associazione Calcio all'Autismo. Io innanzitutto ti ringrazio che in questa tua trasmissione stai mettendo in evidenza questo spaccato, perché se per già un bambino, un ragazzo neurotipico in questo periodo ha grande difficoltà a spezzare le proprie abitudini che fa, però per, diciamo, un bambino neurotipico, diciamo, o tramite i social, con l'insegnamento a distanza, con l'aiuto dei genitori, riesce, diciamo, ad avere la consapevolezza del periodo che si sta vivendo, no? Ci sono tante iniziative. Per invece lo stesso ragazzo, ragazza, in particolare ha una disabilità intellettiva come l'autismo, soprattutto nelle forme più gravi, questa consapevolezza non c'è. Allora io, non solo della mia associazione, ma anche altre mamme, papà che mi stanno chiamando in questo periodo, che hanno delle grossissime difficoltà a tenere dentro i loro figli, perché se un bambino fino a 10-12 anni, diciamo, è gestibile occupandolo con dei giochi, capisci bene che un ragazzo di 6-7 anni oppure più grande, abituato alle sue passeggiate, abituato anche a scaricare, noi come associazione per esempio facciamo attività sportiva, no? Certo, È vi abituato a conosciamo fare bene. un'attività. Cosa chiedete, Come? Gigi? Cosa E chiedete? allora no, niente, allora noi praticamente in questo momento ci rendiamo conto che è l'emergenza, quindi dobbiamo oltretutto tutelare loro perché a pensare che un ragazzo che non ha le proprie autonomie, essere in isolamento è praticamente impossibile, quindi un genitore in pratica dovrebbe comunque, come si dice, inventarsi insieme a lui e proseguire il percorso insieme a lui perché non ci sono altre strade. Quindi noi, la mia testimonianza è quella che al momento di interfacciarci con le nostre esperienze e quindi di tenerli occupati. Io Grazie. Gigi, proprio oggi. io ti invito per la prossima settimana a inviarci un video da casa tua in modo da metterci in contatto anche visivamente e far vedere all'interno come un genitore responsabile come te affronta un problema che è un problema che per tanti altri è solo un problema diciamo di limitazione della libertà per te e per tante famiglie con bambini autistici. Diventa invece una scommessa su cosa inventarsi il giorno per superare degli ostacoli più importanti. Ti ringrazio per essere intervenuto in questa trasmissione, per sentirti e farci sentire vicini a tutte le famiglie con bambini
e con ragazzi autistici. Ti invito a inviarmi questo filmato e ci risentiamo la prossima settimana, perché non deve assolutamente calare il silenzio su queste realtà. Grazie molte per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a te. Aspetto il filmato. Ok. Grazie, allora, grazie a Gigi, so che lui, Gigi Lupo, presidente dell'Associazione Calcio all'Autismo, è molto attivo anche sui social, per cui insieme davvero creiamo questa rete perché le famiglie insieme possano affrontare questo momento difficile. La solidarietà è un altro motore dei tempi che viviamo, quindi dei tempi del coronavirus. La Fondazione Lilli Funaro ha promosso delle iniziative importanti. Sentiamo. La primavera della solidarietà della Fondazione Lilli va avanti anche quest'anno in un periodo terribile caratterizzato dalla diffusione purtroppo in tutto il mondo del coronavirus. Utilizzando quello che è lo slogan diffuso ormai in tutta Italia, distanti ma uniti, abbiamo messo su con gli amici, in particolar modo con gli amici con i quali stiamo portando avanti da 2 anni a questa parte il progetto Hasta Quanto Podemos, una nuova campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi per sostenere le esigenze dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Hasta Quanto Podemos ci ha permesso di acquistare negli ultimi 2 anni e donare all'azienda ospedaliera di Cosenza 2 frigoriferi per la preparazione e la conservazione dei farmaci chemioterapici e un misuratore transcutaneo di CO2. Attraverso questa nuova raccolta fondi che troverete nella piattaforma GoFundMe è possibile sostenere le esigenze dei diversi reparti dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Ci piace sottolineare quella che invece è un aspetto del nostro tessuto sociale. La solidarietà, questa sì, è contagiosa. Infatti hanno sposato il nostro progetto tantissimi amici, enti, associazioni, l'ordine professionale degli ingegneri della provincia di Cosenza. E attraverso queste donazioni abbiamo acquistato già 2 respiratori polmonari e numerosi presidi per i diversi reparti, oltre 500 mascherine, e altre ne arriveranno in questa settimana. E allora la campagna va avanti, sono certo che con l'aiuto di tutti affronteremo nella maniera più opportuna possibile questo terribile male e torneremo presto ad abbracciarci. E grazie a Michele Funaro, è bello sapere che quando doniamo poi capire che i nostri soldi sono stati utili e sono stati investiti in questo modo con l'acquisto di ventilatori polmonari. Chi abbiamo in linea? Pronto? Sì, pronto, pronto, buonasera. Chiamo dalla provincia di Cosenza. Sì, mi dica, ci dica. Esattamente, Cerzeto. Sì. Ma siccome che da noi i servizi alimentari sono al minimo, non c'è uno spaccio carne, non c'è niente, e per fare la spesa uno per la casa mica può mangiare tutti i giorni pasta, comprare un po' di carne qualcosa, e si dovrebbe uscire fuori. E il nostro sindaco ha fatto l'ordinanza che dal comune non si può uscire, quindi obbliga questi 4 gatti che siamo qua di andare a far la spesa nell'unico negozio alimentare che c'è in paese. Se uno vuole comprare un po' di biscotti, un po' di carne, qualcosa, qua non c'è questo. Ho capito, grazie per questa segnalazione, chiaramente la giriamo al sindaco, alle istituzioni di competenza, perché lei ci segnala un problema importante, credo che non sia solo a vivere questa diciamo realtà solo Cerzeto, ma ci sono tanti piccoli comuni della Calabria che si devono confrontare con un negozio di generi alimentari e magari non sufficiente per l'intera popolazione per soddisfare le richieste. Grazie per questa telefonata, ripeto, gireremo al sindaco e comunque
alle istituzioni preposte questo che è un problema reale, perché si parla di generi di prima necessità. Grazie davvero per averci chiamato e continuate comunque a segnalarci sia delle belle iniziative sia dei problemi, perché è giusto parlarne, perché insieme li dobbiamo risolvere. Alleggeriamo un po' il tiro e c'è la musica che rimanda alla leggerezza. C'è come Calvino, molto bravo, uno scrittore notissimo nel mondo, che quando parla di leggerezza lo affronta con delle parole che sono rimaste nella letteratura mondiale. Lui dice: leggerezza non è superficialità, ma planare dall'alto le cose, non avere macigni sul cuore. Ecco, la musica ha anche questo effetto e ci piace segnalarvi l'iniziativa di due ragazzi. Si chiamano Pasquale Allegretti Gravina al violino, lui è di Roggiano Gravina, e Davide Cerullo al pianoforte di Montepaone. Siamo in provincia di Catanzaro. Loro, pur restando ognuno a casa propria, hanno deciso di suonare insieme. Vediamo. Bravi davvero. Chi abbiamo in linea? Pronto? Sì, pronto. Parla. Io prego che la Calabria, che ce la facciamo. Mi fa piacere. Da dove ci chiama? Chiamo da Rocca Bernardo, dalla provincia di Crotone. Bene, molto bene. Allora, il suo messaggio, ecco, è molto importante. Ce la facciamo, ha detto. Forse deve abbassare, se mi abbassa un po' il televisore e ascolta solo per telefono riusciamo a parlare, perché mi piaceva far sentire la sua voce e far spiegare perché dice ce la faremo con molta convinzione. Sì, no, nulla, io sto, perché io prego che ce la facciamo su questo coronavirus. Benissimo, è stato chiaro, conciso, a proprio i tempi televisivi. Grazie per averci telefonato, di cuore. Andiamo avanti. Ma siete in diretta? Sì, assolutamente sì. Allora, bene, grazie ancora. Ti chiamo di nuovo domani, ti chiamo poi, ringrazio. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Dicevamo, è un momento in cui si è deciso proprio per proteggerci tutti insieme dal contagio del virus, si è dovuta adottare anche delle misure importanti come quelle degli ambulatori, che sapete in questo momento sono vuoti, però i medici non rinunciano a dare dei consigli. C'è chi ha deciso di aprire il proprio studio, come il dottor Saverio Daniele, che è un allergologo. In primavera si sa, le allergie ci affliggono di più e quindi è un problema importante. Ci sono, ecco, è quello che gli chiediamo, precauzioni particolari per gli allergici, vediamo. Ambulatori vuoti sì, ma noi medici sempre qui presenti, pronti per i nostri pazienti. In particolare noi specialisti allergologi, proprio in questo periodo di allergie, siamo a disposizione per i nostri pazienti, anche per consigli a distanza e anche per precisare a distanza terapie già programmate. Ora, quali consigli utili per i soggetti allergici? Senz'altro non dimenticate di curare bene la vostra allergia. La rinite, la congiuntivite e l'asma di tipo allergico potrebbero in qualche modo rappresentare anche un fattore predisponente per infezioni virali, ed inoltre in caso di infezioni virali molto verosimilmente
rappresenterebbero dei fattori aggravanti, specialmente per i deficit di tipo respiratorio. Quali consigli utili per i soggetti sia allergici che non allergici? Laviamo più volte al giorno il nostro naso con soluzioni saline isotoniche. Utilizziamo gli integratori alimentari che hanno una comprovata azione immunostimolante, e penso a sostanze come il beta-glucano, i probiotici, il resveratrolo, e penso anche e in particolare forse alla vitamina D3. In questo periodo di scarsa, di rara esposizione ai raggi solari, abbiamo senz'altro un deficit di vitamina D3, e questo specialmente riguarda i soggetti più anziani. E sappiamo ormai quale importanza ha la vitamina D3 per un efficace funzionamento del nostro sistema immunitario. Un'ultima importante raccomandazione, un ultimo messaggio: andrà tutto bene. E seguiamo i consigli del dottore Daniele, che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, la sentiamo bene. Come si chiama e da dove ci chiama? Sono Maria da Giumpano. Sì, ci dica. Se abbassa il Maria da televisore, sì, Giumpano. se abbassa il televisore, ci sentiamo solo per telefono, riusciamo a comunicare, altrimenti diventa Sì, difficile, guardi, Maria. io in virtù di questa emergenza che c'è per quanto riguarda questo maledetto virus, le volevo fare una domanda. È un qualcosa che mi sto chiedendo. Dato le difficoltà che vi sono a livello della sanità pubblica, perché si continua a finanziare la sanità privata a discapito di quella pubblica per quanto riguarda nello specifico elargire dei soldi alle cliniche private quando abbiamo i nostri ospedali che sono chiusi? Perché non vi fate promotore di un qualcosa che possa far riaprire i nostri ospedali? Perché dobbiamo andare a finire la sanità privata quando abbiamo il pubblico? Io da cittadina calabrese mi chiedo questo. Siamo arrivati a questo punto, se abbiamo bisogno, cioè, dove andiamo a finire? E i nostri ospedali continuano ad essere chiusi, perché? Per quale motivo? Io mi rivolgo all'onorevole Santelli, che in questo periodo ci sta dando proprio una mano in tutti i sensi, però perché non apre questo spiraglio? Abbiamo bisogno della sanità pubblica, non della privata. Grazie, grazie Maria, un appello accorato. Chiaramente abbiamo bisogno degli ospedali pubblici e abbiamo bisogno degli ospedali dopo tanti anni di, come dire, in questi ultimi anni, in questi ultimi 10 anni la sanità è stata spogliata, abbiamo chiuso ospedali, non abbiamo assunto medici e infermieri, oggi ci troviamo ad affrontare un'emergenza un po' a mani nude. Quindi, insomma, si sono fatti bandi in fretta e furia, si stanno allestendo gli ospedali, insomma, si cerca di riparare. Il suo appello è stato chiaro e chiaramente lo gireremo anche alla governatrice calabrese. Ci sono adesso delle immagini che vorrei farvi vedere, delle belle foto che sono state scattate dal Movimento Difesa Disabili, di cui è presidente Gianfranco Cristiano. Non so se la regia può mandarla in onda. Ecco, questa è la foto del movimento che appunto ha programmato tante iniziative per non far sentire soli i ragazzi disabili anche in tempi di coronavirus. Chiaramente sono foto che ci arrivano dal Movimento Difesa Disabili, sono foto scattate chiaramente in momenti in cui era facile fare festa con tutto ciò che è stato fatto per ricordare alle famiglie che il movimento c'è
anche in questo periodo di difficoltà e potete vedere i numeri di telefono, poi anche le mail. Bene, possiamo andare avanti perché credo che il nostro tempo stia per finire purtroppo. Vi voglio però far vedere almeno questo documentario, meglio questo breve documentario sulla Sila perché ci sono tanti appassionati, il nostro altopiano, e ritorniamo al problema del turismo, resta lì in attesa che noi possiamo tornare a goderne la bellezza, le passeggiate e a farlo conoscere al mondo. Vediamolo insieme. Ciao mio caro, è passato molto tempo dalla tua partenza, ma la mia testa è piena di ricordi. Ricordo le passeggiate sul lago, in cui i pensieri svanivano. Ricordo il bosco e tutti quei colori in cui il tuo sguardo si perdeva. Ricordo il suono del ruscello che sembrava suonasse una melodia solo per noi. Ricordo paesaggi mozzafiato che restavamo a guardare per ore. Adesso senza di te non hanno più importanza. Una passeggiata sul lago è solo una passeggiata sul lago. Il bosco ha perso tutti i suoi colori. Il ruscello è diventato muto. Anche il paesaggio più incantevole avrebbe il potere di lasciarmi indifferente. Concludo questa lettera dicendoti solamente una cosa. La Sila è niente senza di te. Grazie a Michele Derango per averci fatto passeggiare attraverso questi paesaggi bellissimi. Ci fermiamo qui, grazie a Luca Chito in regia e come sempre diciamo restate a casa, andrà tutto bene.